Appassionati di calcio a 5, ben trovati. Come ogni settimana si rinnova l'appuntamento con Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Siamo giunti all'ottava stagione e siamo alla quinta puntata. E anche questa volta vi parleremo delle partite svolte in tutti i campionati, dalla Serie D alla Serie A, appunto. Quindi preparatevi per questo ampio resoconto sull'ultimo weekend, che poi potete seguire anche attraverso il sito mondofutsal.net e con le immagini di youtube.com/mondofutsaltv. Dunque, a tra poco, dopo la sigla, per i primi approfondimenti. Come di consueto partiamo da una Serie A che non ha visto in campo nell'ultimo turno l'Acsed Latina, che tornerà di scena nella prossima gara nella difficile trasferta con la Cogianco in casa della Cogianco Genzano. Vediamo però quali sono stati i risultati maturati sugli altri campi nell'ultima giornata. Una giornata caratterizzata da tante vittorie in trasferta, fatta eccezione per l'Acqua e Sapone che batte in casa il Real Rieti 4-3, vincono fuori casa il Monte Silvano 4-3 sull'Asti, il Carli Sport Cogianco 4-2 sul Corigliano e poi c'è la vittoria del Caos Futsal 6-3 sul campo della Lono Napoli. Non ha giocato per il ritiro di Cosenza la Lazio, mentre è stata posticipata la sfida tra Luparense e Pescara, posticipata al 17 novembre. Come abbiamo detto, ha riposato l'Axet Group Latina. Questa la graduatoria, Carli Sport Cogianco in testa a 18 punti, seguita da Acqua e Sapone Montesilvano a 17, poi 14 Real Rieti, 13 Latina insieme a Pescara, 12 Corigliano, 11 Asti, chiudono Caos Futsal a 10, Lazio 6, Luparense 3, Lollo Caffè 2, chiude poi naturalmente ritirata dalla competizione la San Vincenzo Cosenza. In Serie B una splendida affermazione per la Virtus Fondi in casa contro la brillante Torino, punteggio di 2-0. Nel prossimo turno i ragazzi di Mister Rosigna affronteranno in trasferta la compagine del Pel di Eboli, che nell'ultima gara ha strappato un prezioso pareggio sul campo della Virtus Palombara. Vediamo la situazione di classifica. In vetta la Capitolina Marconi a quota 16, ad una lunghezza Ciampino, a 12 punti Orte, a 11 Lido di Ostia e Virtus Fondi, a 10 brillante Torino, 9 lunghezze per Isernia, Eboli e Virtus Palombara, 6 per Alma Salerno e Città di Carnevale Saviano, chiude Campobasso a 0 punti. In Serie C1, Girone B, una splendida affermazione per la Ginnastica Studio Fondi sul campo in sintetico dell'Atletico Anzio Lavinio. Finisce 3-1 con gli uomini di Treglia a segno grazie a una doppietta di Nunigno e la rete di Losada. Per i padroni di casa in gol è andato Clavari. Niente da fare invece per la Eagles Aprilia, all'ennesimo stop casalingo ad opera del Velletri. Vediamo la classifica. Guida la mira fino a 22 punti, distanziata di 4 lunghezze la Vigor per Conti, a 17 Ferentino e Ginnastic Studio, a 13 Progetto Futsal e Savio, 12 punti per Città di Baliano, 11 per Albano, 9 per Rocca di Papa del Velletri, 7 per Virtus Fenice e Gavignano, chiudono Atletico Lavinio a 4 e Eagles Aprilia ancora all'asciutto. Il prossimo turno vedrà opposte Velletri e Città di Paliano, Atletico Anzio Lavinio e Virtus Fenice, Ginnastic Studio Fondi ospiterà la Eagles Aprilia, Progetto Futsal se la vedrà con Albano, Rocca di Papa affronterà Mirafin, Velletri Vis Gavignano chiude il programma Vigor per Conti Ferentino. Come
come di consueto, ampia panoramica in C2, partendo dal girone B e dalla vittoria con tanti gol della formazione della Vigor Cisterna nei confronti della malcapitata Virtus Ostia. Finisce 7-1 per gli uomini di Angeletti, andati in rete con Caci, una tripletta, Zacchino e De Santis, doppiette per loro, e poi Petrone. Nel prossimo turno i biancocelesti se la vedranno in casa dell'Eur Futsal. Vediamo la classifica. In vetta Nord-Ovest Calcio a 5 a 21 punti, Città di Fiumicino 17, Spinaceto 15, Fortitudo Pomezia 14, Laonei Calcio a 5 a 13 insieme a Generazione Calcetto, la Vigor è a 12, Tor Tre Teste e la Pisana Calcio a 5 11, Fiumicino 10, Eur Futsal 9, Sporting Club Marconi 6, chiudono Ostia a 4 punti e Roma Calcio a 5 a 3. Nel prossimo turno, come detto, la Vigor Cisterna farà visita all'Eur Futsal, Fiumicino 1926 ospiterà la Onei, Generazione Calcetto se la vedrà in casa con lo Sporting Club Marconi, poi Nord-Ovest Calcio a 5 contro Tor Tre Teste, Roma Calcio a 5 contro Spinaceto, Sporting Città di Fiumicino ospiterà la Pisana e la Virtus Ostia se la vedrà in casa con la Fortitudo Pomezia. Nel girone C una soffertissima ma bellissima vittoria dello United Aprilia sul campo dell'Atletico Marino. La compagine di Mister De Angelis si è aggiudicata i 3 punti grazie alle marcature di De Marco e Pignatiello. Con questo risultato gli apriliani tengono a contatto la vetta, un solo punto dalla capolista Città di Colleferro. Nel prossimo turno la società del presidente Muratti ospiterà al Rosselli il Real Ciampino, terza forza del girone. A tal proposito vediamo la graduatoria. Città di Colleferro 22, a una lunghezza lo United Aprilia e poi a 18 il Real Ciampino, a 16 la History Roma, a 15 la Virtus Aniene, 13 punti per Atletico Genzano e Forte Colleferro, 12 per il Penta Pomezia, 11 per il Città di Ciampino. E in chiusura di graduatoria la Virtus Divino More a 6, l'Atletico Marino a 4, lo Sporting Club Palestrina e l'Airone a 3, ultima della classe il Pavona con 2 punti. Prossimo turno Atletico Genzano, Sporting Club Palestrina, Città di Colleferro, Città di Ciampino, History Roma, Virtus Divino More, Airone, Forte Colleferro, Penta Pomezia, Atletico Marino, United Aprilia in casa con Real Ciampino e la Virtus Aniene contro il Pavona Calcio a 5. Nel girone D una vera prova di forza per il DLF Formia che regola il futsal ceccano con il punteggio di 10-3. Cade invece la Visfondi, superata nella peggior gara della stagione dal Real Folgora di Mister Paluzzi. Fanno la voce grossa il Minturno che regola la Latri e la Connect che espugna il terreno della Fortitudo Terracina. Vittorie importanti per il Real Terracina in casa del Fanalino di Coda Isola Liri e per lo Sporting Giovani Risorse in casa sul Città di Marino di Minturno Marina. Dividono la posta invece Sport Country Gaeta e FC Cisterna. DLF al comando della classifica con 22 punti, Visfondi a 18, Atletico Alatri 16, Connect a 15 insieme al Minturno, Cisterna 14, Sport Country Club 13, Real Folgora 12, Sporting Giovani Risorse 11, Futsal Ceccano 8, Città di Minturno Marina 7, Fortitudo Terracina 6, chiudono il Real Terracina 3 e l'Isola Liri ancora a 0 punti. Possiamo però concederci un ulteriore approfondimento e andare a vedere come sono andate le cose tra Real Folgora e Visfondi grazie al servizio realizzato da Matteo Rena e Valerio Di Prospero. La Visfondi per rimanere in scia del Formia Calcio. Il Real Podgora per riscattarsi dopo la sconfitta in casa del Cisterna. Ottava giornata del campionato di calcio a 5, Serie C2, Girone D. Dal centro sportivo Vito Fabiano di Sabotino un saluto da Valerio Di Prospero. Ed Enrico Pasquali Coluzzi. L'arbitro Vari Davide della sezione di Frosinone. Si attende solo il suo fischio. Che arriva in questo momento con il primo pallone giocato dal Real Podgora. Ancora Cesaro. Controllo un po' difficoltoso, perde palla, però riparte Di Martino e la risposta sul tiro di Teseo da parte di Compagni. Adesso pressing alto del Podgora che recupera il pallone con Vinci, la scarica per Cesaro e la risposta ancora di Napolitano. Può ripartire adesso Pannozzo, prova l'azione personale, il tiro, la parata di Compagni. Ancora Cesaro, prova a girarsi, perde palla Di Martino. Pannozzo,
prova con il destro, la risposta di Compagni in due tempi, blocca il pallone. Lo stesso Bragagnolo a battere, poi Capogrossi libera il sinistro, la risposta di Napolitano. Ancora Ciuffa, Ciuffa si libera di tutta la difesa ma non riesce a concludere. Poi il gol di Barbierato che sopraggiunge e con il sinistro di prima intenzione infila il pallone all'angolino. Adesso Teseo avvia bene il pallone per Di Martino e c'è il gol di Di Martino, pareggia subito il Fondi. Pannozzo per Fiore, il destro e il palo. Barbierato di nuovo, Ciuffa con il destro, la risposta di Napolitano dall'angolo per Capogrossi, ancora il destro, la palla rimane lì e Vinci non riesce a metterla in porta. Deve tornare indietro da Pannozzo che supera un giocatore, ancora Fiore, Di Martino, ancora Triolo, Di Martino si divora l'occasione con Triolo che non riesce, riparte il Podgora con il destro di Ciuffa, respinge con i piedi Napolitano e ora Barbierato, la palla è buona dentro per Capogrossi che viene messo giù da Napolitano. Rosati la rincorsa e infila Rosati. Capogrossi sbaglia il tocco, recupera palla però Barbierato e Ciuffa si divora un gol già fatto. Capogrossi, Ciuffa, spalle alla porta, vede il passaggio di Capogrossi ed è 3-1 Capogrossi. E adesso con questo calcio di punizione con Di Martino che riesce a gonfiare la rete dopo il primo intervento di Compagni, però c'è stato forse un tocco da parte di un difensore. Te la rispondi? Sì, perché c'è Vinci sul pallone, poi il gol di Cesaro con il sinistro, 4-2, ristabilisce subito le distanze il Real Podgora. Sono nel momento forse più difficile, ha trovato il doppio vantaggio. Adesso Di Martino però risponde subito, la Visfondi, partita che sta diventando bellissima con il gol di Passamante. Prova a girarsi, ancora Teseo però. Vinci! Dopo un disimpegno errato di Teseo con la punta segna il gol del 5-3. Va via con un tunnel, viene fermato forse con un fallo non ravvisato e allora il gol del 6-3 di Cesaro su assist di Vinci. Ancora Vinci e trova anche il gol, la doppietta anche per Vinci, il gol del 7-3. Circolazione veloce da parte del Fondi ma che non produce nulla di buono se non il gol per il Podgora da parte di Barbierato. Di Martino si allunga un po' il pallone, Catanese, Di Martino lo mette giù ma non c'è fallo, norma del vantaggio con Barbierato che deposita in rete il pallone e il gol del 9-3. Mentre arriva il triplice fischio da parte dell'arbitro Davide Vari e allora finisce qui la partita con il risultato di 9-3 a favore del Real Podgora. È stata una vittoria importantissima in quanto contro una grande squadra. In settimana abbiamo preparato molto bene, quindi abbiamo giocato come volevamo giocare e soprattutto abbiamo messo loro in condizione di giocare come volevamo noi che giocavano. E una formazione che comunque aveva vinto quasi tutte le precedenti partite, si trovava al secondo posto, quindi questo dà ancora più importanza alla vostra prestazione. Sì, noi eravamo consapevoli della forza, anche perché io, essendo stato a Fondi, conoscevo la maggior parte dei ragazzi, però la nostra, ricordiamoci sempre, è una squadra giovani con ragazzi che stanno crescendo, quindi l'obiettivo nostro è quello di lavorare in prospettiva. Certo, quello che viene tutto di guadagnato, stiamo lavorando bene, dobbiamo avere pazienza, ma sapevamo che è della nostra forza. Se stiamo concentrati come oggi per 60 minuti, difficilmente comunque sia rischiamo di giocare, di perdere partite. Oggi siamo stati veramente impeccabili per 60 minuti, anche se in alcuni momenti abbiamo rischiato un pochetto. E
come al solito chiusura in bellezza col girone unico di Serie D, concentrandoci prima di tutto sulla capolista Virtus Latina Scalo, che è andata a vincere sul campo del Maranola. In seconda piazza si porta l'Atletico Sperlonga, che supera lo United Latina col punteggio di 4-2. Non si è disputata la gara tra Le Forna Ponza e Polisportiva Stella, mentre ritornano alla vittoria il Flora 92 ai danni dell'Atletico Rocca Massima e il Real Fondi, che si impone di misura sul Formia 1905. Tre punti importanti anche del Monti Lepini sul Golfo Spinei e dello Sporting Terracina in esterna sul campo del Città di Pontinia. Divisione della posta infine in coda tra Accademia Sport e Faiti. La classifica, come detto, al comando Virtus Latina Scalo a quota 15, ma non molla. L'Atletico Sperlonga è a 12 punti, la Polisportiva Stella è a 10 ma non ha disputato l'ultimo match, Atletico Rocca Massima a 9 insieme a Monti Lepini e United Latina a 7 punti, Real Fondi a 6, Città di Pontinia, Flora 92, Sporting Terracina a 5, il Faiti 2004, a 4 punti Accademia Sport e Formia 1905, chiudono Golfo Spinei a 3 insieme al Maranola Calcio e a 0 punti Le Forna Mare. Oscar Macaro e Luca Napolitano hanno confezionato per noi un nuovo importante servizio per quanto riguarda la Serie D. Parliamo della sfida tra la formazione dell'Atletico Sperlonga e lo United Latina. Andiamo a vederlo.
Dulcis in fundo, ci gustiamo una finestra sulla Serie D romana grazie al servizio confezionato da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marceddu. Parliamo della sfida tra PR 2000 Aprilia e Cosmos Ardea. Vediamo com'è andata. Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e benvenuti alla Palameucci di Aprilia. Quinta giornata del campionato di Serie D, girone A, in campo PR2000 Aprilia e Cosmos Ardea. E allora Alami, prova il sinistro, palla sul palo, dentro per lo stesso Paterniani, poi perde palla ingenuamente, Paterniani occasionissima, Candia spazza via, poi Di Giorgio si ritrova tutto solo e mette dentro il vantaggio. 1-0 per i Cosmos, Di Giorgio. Ancora Paterniani, ancora destro, ancora dibattuto, vince il rimpallo Paterniani, diagonale fuori. Poi Argentini, Argentini lunga palla, palla sul palo. Catalano dentro per De Giudici, subito raddoppiato De Giudici, il destro, palla sul palo, Paterniani, Paterniani, pallone che colpito con la mano forse, poi ancora un salvataggio, parte De Giudici, tiro, palla fuori, poi Di Giorgio, Di Giorgio, pallone per Iacobacci, destro, la parata di De Santis per De Rossi, prova il lancio per Ussia, tutto solo Ussia, raddoppio dei Cosmos, ancora presa alle spalle la difesa della PR, Alamo, pallone per Ussia, si accentra Ussia, palla sul sinistro, Margari in due tempi, prova a scardinare la difesa dei Cosmos con tiri dalla distanza, ma ci prova lungo la respinta di De Santis, poi il contropiede, Pasquale, l'uscita di Margari che salva tutto, pressato Pasquale da Gian Porcaro, poi il break di De Filippis, De Filippis, occasionissima per De Filippis che spedisce fuori, Catalano per De Giudici, prova il numero De Giudici, De Giudici va via da solo, poi il miracolo di De Santis, poi Candia dentro per Di Giorgio, Di Giorgio il diagonale, si ricomincia da Paterniani, dentro De Giudici, destro, palla sul palo dopo la deviazione decisiva di De Santis, e allora Candia, Candia ancora Pasquale, pallonetto, palla fuori, ancora Paterniani, porta palla, alto mancino, la rete di Iacobacci che sponda questa volta, accorcia le distanze, dentro per De Giudici, controllo De Giudici, chiuso da due uomini, poi Paterniani, palla fuori, nuovo possesso per la PR che sta per stringere i tempi, poi pallone in rete, Longo, pareggio raggiunto dei Giudici, mette in mezzo, tapin di Longo, due pari, via sull'alto mancino, non c'è più tempo, finisce questa sfida tra PR 2000 Aprilia e Cosmos di Ardea 2-2. Primo tempo l'abbiamo chiuso in vantaggio, chiaramente poi l'Aprilia è venuta fuori la distanza e tutto sommato penso che sia un pareggio giusto per la partita, per quello che si è visto. Una squadra, quella vostra, che sta comunque migliorando partita dopo partita. È una squadra che con vecchie glorie, tra virgolette, e due o tre innesti giovani che ancora però stentano ad inserirsi, quindi dobbiamo ancora capire bene quale sarà poi il ruolo durante l'anno. Però ecco, il primo punto che esce siamo comunque soddisfatti. Migliore in campo il vostro portierone, sei d'accordo? Sicuramente Silvio oggi ha fatto veramente quello che uno si aspetta da un portiere, forse anche qualcosa in più. Diciamo che soprattutto il secondo tempo è stato protagonista. Simone Pietraccini, primo tempo di grande volontà, però forse troppi errori di misura, loro ne hanno approfittato, si sono portati sul doppio vantaggio, poi però grande reazione. Sì, inizialmente abbiamo sbagliato vari interventi difensivi e piano piano la squadra è riuscita a crescere e abbiamo riagguantato il risultato. È un passo avanti o forse no questo pareggio interno? Come la vedi? Ma è un passo avanti, cioè diciamo che siamo rimasti sulla stessa linea di sempre, abbiamo sbagliato solo alcuni minuti inizialmente. Andrea Argentini
Forse il risultato è giusto questo 2-2, perché nel primo tempo qualche errore di misura, soprattutto nelle misure difensive, nei tiri in porta, però poi grande carattere e potevate anche vincerla. Sì, il primo tempo è stato un po' così, diciamo, il secondo tempo siamo venuti fuori, sono contento per i ragazzi, secondo me meritavamo di vincere, però anche loro sono una buona squadra, ben preparata, il portiere loro, Silvio, è un grandissimo portiere, anche un amico. Stasera la parate tutte, soltanto da fare i complimenti. Comunque sono contento per i nostri ragazzi che stanno tirando fuori il carattere. Stiamo prendendo la strada giusta, piano piano. Qualche rimpianto per quel rigore fallito, magari col senno del poi? Se entrava la palla forse sarebbe andata diversamente, però come dici tu, col segno, purtroppo il calcetto è anche questo. Per chiudere, un bilancio fino a questo momento della PR, come sta andando il percorso di crescita? Allora, secondo me stiamo crescendo molto, abbiamo perso venerdì scorso, meritavamo di vincere, secondo me abbiamo fatto la migliore partita che abbiamo fatto finora, anche questa sera trovo un po' di pecche nel primo tempo, dobbiamo migliorare soprattutto con l'atteggiamento inizio partita. Siamo giunti ai saluti, è il momento di chiudere questa puntata, la quinta dell'ottava stagione. Siamo stati di parola, speriamo, nell'offrirvi un'ampia panoramica dalla Serie A fino alla Serie D, compresa la zona romana. Ebbene, vi ricordiamo la possibilità di consultare tutti i risultati e gli approfondimenti attraverso il sito mondofutsal.net e poi le immagini garantite da youtube.com/mondofutsal.tv. È veramente tutto, il ringraziamento a quanti hanno contribuito alla realizzazione di Mondo Futsal anche per questa settimana, ringraziamento naturalmente a Marco Dell'Orco per la regia e ringraziamento a voi che ci seguite sempre numerosi. Appuntamento alla prossima settimana.